Salve Bedrockers, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi andremo a costruire una trivella espandibile per farmare una quantità incredibile di risorse come diamanti e netherite. Questo è quello che ci serve per costruirla, oltre a qualche blocco temporaneo per lavorare più comodamente. Al posto della pietra potete usare un qualsiasi blocco solido. E vi lascio in descrizione tutti i link utili per ottenere oggetti un po' più rari, come detriti antichi o lo slime. È un design semplice sia da costruire che da espandere, e noi lavoreremo in superficie così da rendere il video il più chiaro possibile. Ma seguiteci fino alla fine perché la mostreremo in azione in miniera e vi daremo dei consigli su come ottimizzare la ricerca delle risorse. Per iniziare, piazziamo un blocco temporaneo sopra il quale mettiamo un blocco solido. Lasciamo due spazi vuoti e saliamo sfruttando altri due blocchi temporanei. Una volta su, mettiamo un blocco di gelatina sopra il blocco solido ed un pistone normale sopra la gelatina. Colleghiamo un osservatore al blocco solido, stando attenti alla direzione della freccia. E ci colleghiamo un secondo pistone normale, anche in questo caso stando attenti alla direzione. Dovrà puntare verso di noi e non verso l'alto. Sopra il pistone piazziamo un distributore con il buco rivolto verso l'alto, come state vedendo. E fatto ciò, scendiamo rompendo i due blocchi temporanei. Rompiamo anche quello sotto la nostra trivella. E ci allontaniamo di uno spazio per andare a piazzare ulteriori due blocchi temporanei. Questi ci serviranno per essere nella posizione esatta per poter piazzare comodamente il nostro secondo osservatore, che dovrà avere la freccia nella direzione della gelatina. Saliamo quindi sopra la nostra struttura e mettiamo della gelatina sopra l'osservatore. Poi, sfruttando due blocchi temporanei, piazziamo un pistone appiccicoso in questa esatta posizione. Non ci resta che rompere i due blocchi e piazzarne uno dietro, che in questo caso ci aiuterà a mettere correttamente il terzo ed ultimo osservatore. Anche in questo caso con la freccia nella nostra direzione. Bene, rompiamo tutti i blocchi temporanei. Piazziamo tre blocchi di gelatina nel lato destro della trivella e ci apprestiamo a crearne la punta. Mettiamo una cassa intrappolata di fronte al distributore, un blocco temporaneo subito sotto e ci aiuterà a posizionare un blocco solido. Rompiamo quindi quello temporaneo e mettiamo dell'aluminite nella nostra punta per fare poi luce una volta in miniera. Ultimiamo il tutto con quattro blocchi solidi, un'altra aluminite e per finire due detriti antichi. La nostra trivella è ultimata. Non ci resta che mettere del tritolo nel nostro distributore. Aprire la cassa intrappolata e la magia è fatta. La trivella andrà avanti da sola. E grazie al tritolo ci faremo strada all'interno delle nostre miniere. Se non avete ancora abbastanza tritolo, tranquilli, perché ho pubblicato una farm di creeper molto efficiente, con la quale fare tanta polvere da sparo in poco tempo. Ma qualora voi abbiate bisogno di tanti diamanti o tanta netherite, il mio consiglio è quello di creare una trivella almeno doppia. Quindi ho deciso di mostrarvela nel dettaglio. Ci spostiamo sul lato sinistro della trivella e piazziamo due blocchi di gelatina al centro. In quello dietro andiamo a collegare un osservatore e nell'altro un pistone normale. Mi raccomando, rispettate per entrambe le direzioni, altrimenti non funzionerà. Ora ci abbassiamo per piazzare un blocco temporaneo sul distributore, al quale andiamo a collegare 5 gelatine. Chiudiamo il nostro braccio di collegamento con un osservatore, che dovrà avere il sensore rosso nella nostra direzione, come vedete. Torniamo a rompere il blocco temporaneo, ed adesso non ci rimane che creare la seconda trivella. Questa è la parte un po' più tricky, quindi seguite attentamente il passaggio. Ci mettiamo sotto l'osservatore. Ci spostiamo di un blocco a destra e di due in avanti. Piazziamo un blocco temporaneo, un blocco solido sopra, lasciamo due blocchi liberi e saliamo sfruttando due blocchi temporanei.
Come state vedendo, abbiamo già ricominciato il processo di creazione della trivella, uguale identico a quello di prima. È essenziale partire dalla posizione che vi ho mostrato, ma per tutto il resto non cambierà assolutamente nulla. Le trivelle di supporto saranno uguali in tutto e per tutto a quella principale, anzi, in quasi tutto. E da breve vi mostro cosa cambia. Nel frattempo, mentre costruiamo la seconda trivella, se i nostri contenuti vi piacciono e se siete già iscritti al canale, probabilmente saprete che nei giorni passati, a causa di una anomalia, il 90% degli iscritti ha visto le notifiche del nostro canale disattivarsi in automatico. Per noi è un colpo davvero duro e ci dareste un'enorme mano controllando la vostra campanella. Se fate parte di quelli che sono stati colpiti da questo bug, ditecelo nei commenti e valutate se attivarla di nuovo. Se invece non siete iscritti, beh, in questo caso sono un po' offeso, ma vabbè, potresti recuperare iscrivendoti al canale. Ok, dai, torniamo alla trivella. Come avete visto, fino ad adesso abbiamo fatto le stesse identiche cose di prima, ma ora c'è una differenza. Al posto della cassa intrappolata, andiamo ad usare un bersaglio. In realtà potreste usare un bersaglio anche nella prima trivella, così da attivare tutto il meccanismo da remoto grazie ad una freccia. Il problema è che appunto ogni volta bisogna scoccare una freccia, mentre trovo molto molto più comodo aprire semplicemente una cassa intrappolata per far partire il tutto. Abbiamo finito. Carichiamo il tridolo anche su questa seconda trivella, sempre mettendola nel distributore e non nella cassa. Ci assicuriamo che non ci siano blocchi direttamente attaccati alla punta della trivella per evitare che possa rompersi. E via, partita. Vi consiglio di non espenderla oltre le 4 unità. Come state vedendo, già con 2 andrete a creare dei tunnel molto grossi. Bene, adesso ve la mostro in miniera. Intanto assicuratevi di essere scesi in profondità, ma non più in basso di meno 57, altrimenti rischiate di bloccarvi nella bedrock. Create quindi una stanza che sia almeno 7x14 ed alta 7 blocchi, ed illuminatela per evitare che vengano dei mob ostili a farvi compagnia. Una volta trovati dei diamanti, vi consiglio assolutamente di usare un piccone incantato con fortuna 3, così da moltiplicare le risorse e rendere la raccolta molto molto più veloce. Chiaramente fatelo anche con tutti gli altri minerali di cui avete bisogno, ad esclusione della netherite, che purtroppo non si moltiplica. Non dimenticatevi anche di illuminare il tunnel dopo aver scavato un po', altrimenti arriveranno dei mob da dietro a darvi fastidio. E qualora dovesse arrivare un creeper, beh, non sarebbe per niente divertente. Ragazzi, credo di aver detto tutto. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, stay safe, stay bedrockers.